depositare una richiesta di un marchio con scritto "io deposito" la parola Dio scritta in stampatello, riprodotta in qualsiasi colore e dimensione, quindi significa che a voi dobbiamo credere per fede. Ma insomma, prendetevi un po' meno sul serio, siete ridicoli perché quando dite ladri, allora chiariamo subito un punto. Colleghi, abbiamo ascoltato la polemica politica da tutte le parti in questo dibattito. Abbiate pazienza, lasciate concludere il collega Boccadutri. Abbiamo tutti parlato, avete tutti espresso il vostro giudizio, abbiamo tutti ascoltato con attenzione, credo che anche il collega Boccadutri abbia il titolo per parlare. Prego, cara Presidente, ancora 5 minuti, onorevole Boccadutri. Uno è ladro e no, io non rubo. Non perché c'è la sanzione, io non rubo perché culturalmente non si ruba. Qui mi si dice che non si presentano i bilanci perché tanto non prendiamo il rimborso elettorale. Vedete, però la legge 96 del 2012 ha innovato, ha cambiato anche qualche cosa, c'era Innuccio anche prima, ha detto che i bilanci non si presentano per prendere il rimborso elettorale. Perché nel 2012 abbiamo scritto che allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella propria gestione contabile e finanziaria, i partiti che prendono il 2% devono presentare i bilanci e voi non lo fate. Quindi non siamo ladri noi che li depositiamo, siete voi che non è temperata la legge. E soprattutto vorrei ricordare che molte delle inchieste sul finanziamento illecito della politica, c'è una legge del 74, la 195, che dice che i soldi dei partiti dati da una società privata, devono essere iscritti a bilancio e serve anche una delibera. La maggior parte delle inchieste su questa fattispecie di reato si fa perché che spesso capi i partiti hanno presentato, le liste hanno presentato, il candidato ha presentato il bilancio e però non aveva... La società si era dimenticata di fare la delibera o l'iscrizione in bilancio. Nel vostro caso non possiamo saperlo perché non c'è un bilancio, non c'è uno straccio di bilancio. Avete raccontato che le società vi hanno fornito il palco, vi hanno fornito l'amplificazione. Spero che quelle società che l'hanno fatto abbiano una delibera per dare appunto il palco e l'amplificazione, perché lì non si parla soltanto di soldi, si parla anche di servizi, infatti si parla anche di servizi. Spero che ci siano, però non possiamo saperlo perché il vostro bilancio non c'è da nessuna parte. Se andate su qualunque sito dei partiti c'è un'area trasparenza dove trovate il bilancio, da voi è impossibile trovare uno straccio di bilancio. Vedete, avete anche detto che noi colleghi, mettiamo i soldi nelle tasche, le mani nelle tasche dei cittadini. Siete forse accorti, e i dati sono del 10 agosto, che invece i cittadini hanno uscito il loro portafoglio e hanno dato i soldi ai partiti già il 10 agosto 1 milione, e vedremo a fine anno. Vedete, la discussione sui partiti è una discussione importante, questa è una piccola legge. Ovviamente voi la utilizzate anche per altri scopi, era una piccola legge, ma il tema vero, che già innuce anche con la legge che abbiamo approvato, che si è approvata l'anno scorso, nel 2014, legge 13, è il tema degli statuti, è il tema della democrazia, è il tema dell'articolo 49. Ma allora che cosa vi spaventa? Cosa vi spaventa, la democrazia? Perché vi spaventa tanto questa discussione sui partiti che dobbiamo fare anche in questo paese e che si è fatta in tutto il mondo? Noi questa discussione la vogliamo affrontare a testa alta. Noi problemi ne abbiamo, noi per questo votiamo a favore di questa legge, voi dovete invece risolvere tanti problemi di democrazia. Grazie. Grazie, onorevole Boccadutri. È scritto ora a parlare a titolo personale il deputato Di Staso. Prego, ne ha facoltà. Sì, 2 minuti, onorevole Di Staso. Due minuti? Presidente, sarò telegrafico. No. Io voterò in difformità dal mio gruppo, per questo ho chiesto di parlare a titolo personale, così come ho votato
contro la conversione in legge del decreto del governo Letta nel febbraio 2014 che aboliva in sostanza il finanziamento pubblico ai partiti per motivi praticamente opposti a quelli che ho ascoltato sino a questo momento. Ridurre la questione del finanziamento pubblico ai partiti e quindi lo spirito dell'articolo 49 della Costituzione da cui esso trae origine è solamente una questione di bilanci, di formalità, di rendicontazione, è secondo me uno svilire il ruolo di questo Parlamento. È vero che molti ci speculano elettoralmente, per me però non è questo il nostro ruolo che dobbiamo avere in quest'Aula. L'articolo 49 della Costituzione discende dal fatto che i partiti, le associazioni, i movimenti politici che si associavano liberamente erano una conquista dopo la Seconda Guerra Mondiale e noi abbiamo a prezzo di sacrifici di tanti conquistato questa democrazia. Io sarei stato favorevole